L'analisi di mercato di oggi è dedicata non solo ai trader affiatati che sono sempre davanti al monitor, ma anche a chi opera in maniera un po' più rilassata, quindi a chi investe sul lungo periodo, a chi holda ma vuole farlo in maniera intelligente e a chi fa trading ma soltanto appunto sui macro trend. Questo perché andiamo ad analizzare esclusivamente un time frame settimanale con un'operatività spiegata ovviamente in maniera pratica alla portata di tutti. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come vi dicevo, oggi vi porto questa analisi di mercato un po' non convenzionale rispetto alle mie solite, che si concentrano soprattutto sul time frame giornaliero, quindi su un'operatività più veloce. Oggi invece guardiamo esclusivamente un'operatività basata sui macro trend, quindi sui cicli principali del mercato di Bitcoin. Andiamo a osservare un time frame settimanale e inizialmente vi descrivo la situazione attuale di Bitcoin, quindi quali sono gli scenari possibili da un punto di vista macro, sempre parlo di trend annuali, e in secondo luogo andiamo a costruire un'operatività intelligente che sfrutta proprio questi stessi movimenti. L'andiamo ad applicare sullo storico vedendo un po' di esempi su come funziona, ovviamente a scopo puramente didattico, e infine proiettiamo un'eventualità sul futuro in base agli scenari che abbiamo distinto. È un video un po' lungo, ma volutamente, perché alcuni concetti li ripeto più volte, anche perché a volte mi criticate il fatto, giustamente, di essere un po' troppo tecnico e di targettizzare soltanto un pubblico più smanettone, più trader di breve. Ecco, questo video di oggi vuole essere un po' un'eccezione da questa cosa, un po' per tutti, anche per chi fa un trading molto molto più blando, come vi dicevo. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti e le mie analisi, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video, che mi gasate veramente tanto, ci tengo e sono incentivato a produrre contenuti sempre più di qualità. Infine, iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina per ricevere le notifiche a ogni nuovo video, la velocità è tutto nel mondo cripto, e seguitemi anche sugli altri social, Telegram, Facebook, eccetera eccetera. Basta chiacchiere, andiamo a vedere il grafico settimanale, lo commentiamo e costruiamo la nostra operatività sui macro trend. Il time frame che secondo una mia esperienza si sposa meglio con un'operatività di medio-lungo periodo è quello settimanale, una giusta via di mezzo, diciamo così, tra i movimenti un po' più rapidi e quelli invece lenti. Li include bene o male tutti e due, ecco, non trascura troppe cose, né però è troppo rumoroso come può esserlo quello, come può esserlo un time frame più breve, che appunto a chi vuole semplicemente operare sul mercato ogni tanto, minimizzando il numero di trades, che, di acquisti e di vendite che compie, non gliene frega assolutamente niente. Quindi oggi analizziamo un po' l'andamento di Bitcoin nel tempo e soprattutto andiamo a vedere un po' di scenari possibili futuri sui quali basare un'operatività di questo tipo, quindi estremamente rilassata, un po' per gli holder oppure gli accumulatori oppure semplicemente chi vuole seguire i trend principali. La situazione di Bitcoin, come vedete, è di triangolazione, quindi è una situazione dubbia caratterizzata da massimi discendenti, lower highs, e minimi crescenti, higher lows. Ovviamente il trend di fondo, chiamiamolo così, da cui arriviamo storicamente è crescente, in quanto adesso questo è un grafico lineare, ma se dovessimo andare sul logaritmico, che tiene in conto un po' tutti gli ordini di grandezza, vediamo che la tendenza è chiaramente crescente. Tuttavia io non sono un grandissimo fan dei grafici logaritmici, in quanto, non lo so, vedo che vengono rispettati un po' di più quelli lineari, in particolare sull'analisi dei trend e sulla, diciamo così, individuazione di zone di interesse. Ecco, quindi tengo più buono un grafico di questo tipo, nonostante l'ampiezza dell'arco temporale su cui andiamo a fare l'analisi, piuttosto che quello logaritmico. Tornando a noi, quindi abbiamo un trend di fondo crescente che però sembra essere arrivato a un massimo locale nella famosa bolla di fine 2017, inizio 2018, quando Bitcoin è arrivato a $20,000, per capirci. Da lì poi c'è stato un po' uno scossone, ovviamente dopo una crescita parabolica di quel tipo lì, in cui Bitcoin è aumentato di un ordine di grandezza, perché all'inizio del 2017, durante il 2017, valeva meno di $1,000 in alcuni punti ed è arrivato appunto a valerne 20,000. Una crescita di quel tipo lì non è che ce la possiamo portare a casa senza nessun tipo di conseguenza, e quindi c'è stato un crollo nell'anno successivo e se ne sono protratti un po' gli effetti anche quest'anno, nel 2019. In che modo? In questo modo, come vedete, la seconda bull run, perché abbiamo fondamentalmente quattro fasi. La fase
parabolica, poi la fase di sgonfiaggio della bolla, il crollo fondamentalmente che ha portato Bitcoin fino a 3.000 e poco più, un'altra fase ascendente, anch'essa bella parabolica. Come vedete, le fasi ascendenti tendono ad essere molto più rapide di quelle discendenti e questo è un fattore di cui bisogna tenere molta considerazione per la propria operatività e tra poco vediamo anche il motivo. In ogni caso, vi dicevo, la terza fase, il terzo ciclo è stato quello parabolico ascendente numero 2 che ha portato da 3.000 fino a un massimo di 14.000 pochi mesi fa e in seguito abbiamo un'altra fase di sgonfiaggio, come vedete, di nuovo più lenta della precedente e con volumi minori, altra cosa da tenere in considerazione. Quindi si è creato un downtrend dell'ultimo periodo, quindi una correlazione, un collegamento, scusate, di lower highs che va un po' a sfidare l'uptrend di lungo periodo, che sono questi higher lows, per cercare di capire un po' in che direzione l'esito poi dimostrerà che Bitcoin vuole andare, ok? Abbiamo due possibilità fondamentalmente: il fatto di rompere la trend line decrescente, quindi di portare Bitcoin verso higher highs. E questo invaliderebbe la struttura ovviamente di triangolazione da un punto di vista bullish, quindi il primo sintomo sarebbe la rottura della trend line discendente e il secondo sintomo sarebbe un higher high, quindi una cosa di questo tipo, con tanto di flip da resistenza a supporto. La cosa, ecco, il livello da considerare qual è? La chiusura delle candele o il top assoluto? Allora, la chiusura delle candele se si va a vedere le nuove chiusure delle candele, perché ovviamente le shadows hanno un significato un po' più rumoroso se vogliamo fare un'analisi di larga veduta, di lungo periodo, perché rappresentano movimenti di breve che si sono assorbiti in fretta. Quindi io tendo nelle analisi di lungo periodo, come possono essere le settimanali, a dare maggiore importanza alla chiusura delle candele. Quindi l'higher high da formare sarebbe tra gli 11.500 e i 12.000 a salire, ovviamente. Quindi questo sarebbe lo scenario bullish. In questo caso sembrerebbe che il trend di lungo periodo abbia voglia di continuare e quindi sarebbe una crescita organica di Bitcoin nel tempo, perché tutto questo triangolone ha il dovere di smorzare gli effetti del mercato parabolico e direi che ci ha messo 2 anni, quindi ce l'ha fatta, il suo lavoro lo ha fatto assolutamente, e poi appunto di far riprendere un movimento un po' più organico a Bitcoin, che non sia uno strappo di diverse migliaia di punti percentuale in pochissimo tempo. Lo scenario numero 2 ovviamente è lo scenario bearish, bisogna essere pronti a tutto. Lo scenario bearish è esattamente speculare a quello bullish, ma riguarda la trend line, la uptrend line. Quindi significherebbe che noi innanzitutto perdiamo la uptrend line come supporto, primo sintomo, e il secondo sintomo, anche in questo caso, è il tracciamento di un lower low, quindi tac, tac e tac. Adesso ovviamente queste linee sono a caso, sotto zero non credo che ci possa andare, però ecco, era giusto per farvi capire i due outcomes, i due scenari, i due esiti che potrebbe avere Bitcoin in base alla direzionalità di lungo periodo. Anche in questo caso considero la chiusura delle candele settimanali. Ecco, la trend line, purtroppo, in quanto trend line come sua natura, è un po' meno affidabile per quanto penso io rispetto ai supporti e alle resistenze statiche, quindi ai livelli orizzontali, e per questo motivo io raramente opero sulle trend lines, le utilizzo soltanto per farmi dare un'idea, ok? Quindi una rottura della trend line al rialzo non è per forza un inizio di una bull run, ok? Quello per aprire le posizioni, quindi i long o gli short o gli acquisti o le vendite, io utilizzo quasi esclusivamente supporti e resistenze statiche, ed è il motivo per cui adesso facciamo un altro step e andiamo a definire idee di operatività proprio basate su queste ultime. In ogni caso, come vi dicevo, la rottura di una trend line da una parte o dall'altra già mi dà un bias, diciamo così, mi fa capire un inizio di intenzioni di Bitcoin. Quindi ora vado a cancellare un po' di schifezze e allora così andiamo a ridefinire un po' meglio la situazione. Rifaccio le trend line che sono importanti. Opla. E andiamo a vedere un po' di supporti invece statici sui quali andare ad operare. Un'operatività su time frame settimanale, ecco, io tendo a definirla nella maniera più semplice possibile, quindi ovviamente trend follower basata su un bias di fondo, quindi capire un po' che situazione di trend abbiamo, vuoi con le medie mobili, vuoi, come vi dicevo prima, con le trend lines, insomma, capire un po' in che situazione siamo. Adesso abbiamo detto siamo in una situazione triangolare, sì, però
ci sono dei cicli chiaramente visibili al loro interno. Sul time frame settimanale è raro vedere i cicli non definibili. Magari potrà accadere se ci avviciniamo ancora un po' alla punta del triangolo in questa maniera, quindi andando ad alternare un po' più con una maggior frequenza di oscillazione, ecco, i cicli, però altrimenti è facile da capirli. E quindi operare su di essi diventa discretamente semplice, passatemi il termine, perché basta individuare comunque supporti e resistenze che si vengono a formare con le chiusure delle candele. Vi ricordo che parliamo di time frame settimanale, quindi chiunque può farcela, è davvero davvero semplice. Cluster intermedi, numero 2, e le zone a maggior volumi scambiati, quindi con un volume profile che vi ricordo qua ce l'ho su TradingView grazie alla versione Pro, ma ci sono dei tool gratuiti come GoCharting, che vi consiglio, che appunto non richiedono addirittura neanche la registrazione di un account e vi mostrano già il volume profile. Tornando a noi, un'operatività easy su un time frame settimanale prevede semplicemente un ingresso in posizioni su breakout o breakdown di zone di accumulazione più o meno durature. Mi spiego ancora meglio. Facciamo un esempio. Allora, qua vabbè, avevamo il nostro ciclo rialzista che sicuramente è originato da qualche higher high qua. Fatto sta che quando vedo un higher high e un higher low, per me potrebbe essere un innesco di un uptrend, e quindi semplicemente io posso andare a aspettare il retest oppure operare sul classico pattern breakout, retest e higher high, che significa che io prendo, non so, adesso volevo, usiamo ad esempio questo come livello di resistenza, ok, su cui abbiamo cozzato, abbiamo corretto e poi l'abbiamo rotto e ritestato. È un po' da manuale, raramente è così pulito, però è utile da capire perché la dinamica bene o male è questa, e se lo vedete il time frame settimanale si lavora in maniera abbastanza pulita. Quindi resistenza, breakout, il primo punto, quindi un primo entry potrebbe essere già al breakout, chiusura della candela settimanale sopra alla resistenza di cui abbiamo parlato prima, che effettivamente è un higher high rispetto alla resistenza stessa. Poi si può andare a fare compounding sulla posizione, quindi andare a incrementare un po' sul retest, numero 2, questo è un 1, sembra un 2 ma è un 1, e infine di nuovo tac. Appena si traccia un higher high, di nuovo con la chiusura della settimanale, si può andare a incrementare la propria posizione. L'higher high si può vedere in due modi, ok? Il primo come appunto chiusura della candela stessa, che è quello un po' più sicuro. Il secondo è subito al breakout. Ecco, è molto meno sicuro perché si rischia di cadere vittima dei falsi break. Quindi magari si può dividere di nuovo una parte subito al break e una parte alla chiusura della candela, però se dovessi propendere per uno dei due, sinceramente sceglierei la chiusura della candela stessa. E poi questo lo si può iterare ad ogni nuova formazione di resistenza, nuovo e nuovo flip alla parte opposta. Chiaramente, visto che il mercato sale e scende, non è che va avanti in eterno, bisogna sempre essere pronti a cambiare bias. E quando è il momento di cambiare bias? Quando ci sono dei chiari segni di potenziale inversione, ok? Conviene giocare in anticipo qui. Perché? Perché riuscire ad aprire una posizione di copertura o a liquidare parte della propria posizione in un momento propizio, anticipato, dà degli ottimi frutti e vale il rischio di continuazione rialzista, a mio personalissimo parere. Quindi, esempio, guardate, qua si è formato un top, lower high, e nel frattempo la zona di low era questa, quindi non c'era stato di fatto un lower low, scusate. Dopodiché abbiamo il break qua sotto e la formazione di una nuova zona, diciamo così, di high. Quindi qui com'è che si può operare? Allora, innanzitutto al breakdown da questa candela si può iniziare a pensare ad un'operatività. Una chiusura settimanale di questo tipo è un segnale comunque di possibile reversal, quindi si potrebbe entrare in posizione alla chiusura settimanale qua, 1, con uno stop loss sopra, ovviamente, alla zona a cui fa riferimento. Questo è un primo possibile entry di copertura su una posizione di lungo periodo, che secondo me funziona discretamente bene. Poi a questo ci si può andare ad aggiungere, basandosi sulla price action futura, ulteriori posizioni, come ad esempio una volta visto questo break, questo secondo break, si può decidere o di andare a fare compounding entrando alla chiusura della candela settimanale qua, che però abbasserebbe notevolmente il mio prezzo d'ingresso, oppure attendere anche di nuovo il retest della resistenza successiva, quindi questa qua che abbiamo rotto al ribasso. Insomma, andare a giocare in questa maniera e poi ovviamente mettere, magari spostare lo stop loss sotto
su questo secondo livello che diventa il mio nuovo livello di riferimento, in quanto se viene fatto un reclaim, un recupero di quel livello lì, c'è una possibilità, insomma, che il ciclo ribassista possa terminare, un po' lo stesso ragionamento che abbiamo fatto qua. Chiaramente valgono le solite regole, ovvero che maggiore è il tempo che il prezzo passa in un range, la cui definizione può essere questa zona per il top. Quindi questo rimbalzino che ha fatto un po' qua, oppure quest'altra zona per questo secondo, intervallo. Poi è diventata quest'altra zona con, insomma, anche dei lower highs per quest'altro intervallo, e maggiore è l'impatto, l'impulsività della mossa che ne potrebbe fuoriuscire. Ok? Quindi di conseguenza una maggiore impulsività implica il fatto che non conviene andare a chiudere, ad aprire la posizione sulla chiusura settimanale di un movimento impulsivo, perché c'è una perdita notevole di possibile di gain, insomma, di profitto, si rovina molto il rischio rendimento, e anche purtroppo c'è una minor probabilità di retest sull'esatto flip del supporto a resistenza. Quindi bisogna un po' stare attenti su quello che si fa, perché potrebbe diventare difficile operare. Per chi invece è un holder, quindi non vuole soltanto speculare sui movimenti, ma vuole detenere Bitcoin proteggendo la sua posizione durante i cali, anziché vendere, in quanto, come vi dicevo, la vendita espone a un rischio. Il rischio è quello di andare a perdersi poi la ripartenza, che è molto più impulsiva del movimento decrescente, e spesso e volentieri lascia appunto fuori durante il movimento e genera una brutta situazione emotiva, in quanto una paura di perdere il treno, tende poi ad acquistare troppo in alto, a fare degli errori imperdonabili per il proprio portafoglio, e quindi alla fine dei conti di finire con meno Bitcoin di quelli che aveva prima, che ha un errore per l'holder, no? L'holder vuole incrementare nel tempo la sua posizione. Quindi un modo quale può essere? Può essere acquistare nei momenti propizi di nascita di un trend crescente, come, insomma, quando si formano costrutti di questo tipo, e poi nei punti di inversione andare ad aprire delle posizioni un po' più speculative, short, quindi delle coperture vere e proprie che proteggano, magari andando a incrementare nel contempo il mio capitale in Bitcoin, se facciamo uno short su exchange come Bybit, che mi permettono di collateralizzare in Bitcoin la posizione, e in questo modo profittare dal calo di prezzo di Bitcoin stesso. Lo short poi lo andrò a chiudere, ovviamente, quando mi si verificano dei costrutti di potenziale reversal, quindi dei range che durano molto tempo, rotti poi al rialzo, e questo lo posso ottenere spostando gli stop loss di volta in volta sui massimi decrescenti, perché comunque su un time frame settimanale di solito i trend sono molto puliti e sono caratterizzati da massimi crescenti o decrescenti in base all'andamento appunto del trend, della tendenza in atto. Quindi ogni lower high, ogni massimo decrescente, se io ci sposto lo stop loss sopra, di solito me la cavo abbastanza bene, ok? Mi tutelo abbastanza anche dai falsi movimenti, in quanto manipolare il time frame settimanale non è così facile, insomma. Quindi si lavora abbastanza bene così. In questo modo io i miei Bitcoin li tengo, non li vendo, e inoltre ne guadagno altri, ok? Tramite il profitto delle posizioni short di copertura, che poi vado a chiudere nei momenti giusti, e emotivamente questo, fidatevi, è molto molto meno traumatico e meno coinvolgente rispetto al vendere i propri Bitcoin, rimanere scoperti, avere la paura poi di perdere il treno. E è davvero brutto, insomma, come dal punto di vista emotivo è una situazione molto molto più gestibile. Ve lo dico io perché l'ho provato. E alla fine ho trovato come compromesso migliore proprio questo qui. Inoltre, grazie appunto allo spostare gli stop loss, mi fa dormire abbastanza sonni tranquilli, perché appunto il movimento di rialzo di solito quando parte, parte in fretta, e quindi rischia altrimenti di lasciarmi fuori. Mentre il ribasso, essendo così più facilmente gestibile anche da un punto di vista di trend following, spostando appunto gli stop da un massimo all'altro, si presta molto meglio, proprio perché essendo più duraturo è maggiormente organico, è maggiormente seguibile, e inoltre si tende ad avere un profitto maggiore rispetto che appunto al vendere in punti a caso e a tentare di riacquistare più in basso, che poi non so mai dove farlo. E un'altra cosa importante da considerare è il fatto che io quando applico queste strategie non è che voglio beccare il top o il bottom, che è impossibile, scordatevelo proprio. Io voglio comunque cercare di beccare il movimento, e su un time frame settimanale questo si riesce a fare abbastanza bene, come vi dicevo.
decisivo, in particolare quando ci sono dei trend importanti in gioco come questo in corso. Quindi, tornando a contestualizzare sulla situazione attuale, quale potrebbe essere un'operatività intelligente da fare? Beh, allora, innanzitutto un'operatività intelligente da fare sarebbe già stata individuare questa zona di supporto, in quanto abbiamo fatto un range molto duraturo, si parla di diversi mesi qua sopra, che è stato poi rotto al ribasso e quindi era un punto di interesse per una posizione short, che potrebbe essere stata al break, alla chiusura settimanale o al retest qua sopra, con uno stop loss discretamente più in alto, insomma, del livello di resistenza. Magari, visto questo range, lo poteva mettere inizialmente sopra a queste chiusure settimanali, ad esempio di top, e poi spostarlo di volta in volta alle chiusure settimanali del test precedente. Qua si è formato un nuovo supporto che di nuovo è stato rotto e ritestato, e adesso c'è un po' da vedere le intenzioni che Bitcoin ha. Abbiamo di fronte un supportone storico che sto prolungando da qua, nella zona 6000, che in realtà, vedete, è un'area più che un supporto, quest'area qui, e ci siamo dentro fino al collo. Quindi, se quest'area viene bucata, adesso è ancora da short la situazione, quindi se avessi aperto uno short di copertura, benissimo, ancora aperto, magari appunto con uno stop loss che gravita da queste parti, altrimenti attendere l'approccio, cioè vedere l'approccio con questo livello di supporto, e nel caso in cui esso venisse rotto a ribasso, di nuovo un compounding dello short sarebbe opinabile. Quindi al break, al retest e poi eventualmente a un lower low. C'è da vedere poi ovviamente come ci comportiamo con la trend line e con questo altro low, che questo determinerà l'andamento del lungo periodo. Già se rompiamo la trend line e andiamo a cozzare contro il vecchio low e poi rimbalziamo, andiamo a formare quelle che sembrano le basi per un triangolo discendente, che non è un bellissimo scenario. Tuttavia la cosa che poi determina davvero l'effettuazione di quel pattern lì oppure no è la rottura del low precedente, quindi la conferma effettiva sarebbe quella. Già appunto, come vi dicevo, la rottura della trend line darebbe un certo bias, ma appunto la chiusura sotto a questo low mi confermerebbe il tutto e ahimè non porrebbe delle basi solide per Bitcoin, che potrebbe andare incontro a un downtrend parecchio duraturo che potrebbe spingerlo molto in basso. Lo stesso vale ovviamente in direzione opposta, perché se ho sulla trend line o qui facciamo un bel rimbalzo e rompiamo a rialzo qui, bias positivo, e quindi aspettiamo dei bei segnali di uptrend, chiudiamo ovviamente lo short perché il trailing stop fa il suo lavoro e quindi mi chiude in profitto questa posizione short e mi lascia con i miei holding intatti, oppure apro la posizione long se voglio speculare trend follower, eccetera eccetera. E poi, oltre a questo high, tengo d'occhio ovviamente il top del triangolo stesso, che se viene rotto e poi ritestato abbiamo il nostro scenario bullish di qui sopra. Ho ripetuto più volte le stesse cose, ma volutamente, perché sono concetti importanti. Spero di non essere risultato noioso, se mai ascoltatemi a velocità 2x, ma sono davvero importanti, perché so che non tutti operano sul giornaliero e fanno trading, quindi ho voluto condividere un po' con voi questa visione più di ampia veduta, più di lungo periodo. Cosa ne pensate voi? Secondo voi si romperà verso l'alto o verso il basso il triangolo? Che aspettative avete anche dal lato fondamentale di Bitcoin per l'anno 2020? Scrivetemi nei commenti, che ne discutiamo un po', ogni tanto usciamo dalla speculazione di breve, insomma. Alla prossima e buona serata.